Oh, grazie. Cosa sono, sono dei vestiti usati che mamma ha detto di darli a chi ha bisogno. Oh, grazie. Così ci pensiamo noi a darli via, grazie. Allora, questo è un bel gesto. Ho pensato a te e a lei. Ma come? E a loro, che ha detto mamma, they're playing music like miserables. Cosa ha detto la mamma? Non capisco. Che suonano vestiti come degli accattoni. Ma no, ma non è vero. Scusa, però, ma sono... Sono ancora un po' belli, però sono stati già messi e gli amici del circolo li hanno già visti. Ma sono nuovi, non sono ancora stati mai messi? Sì, sì, sono stati messi una volta. Ah, beh, una volta, sai come sono? Sono stati già messi, punto. Ho capito, vabbè, se li hanno già messi una volta, sì, noi ce li teniamo. Sai che guarda che li ho stirati io, oh, e Pippo mi ha aiutato. Oh, finalmente Pippo, che è il giardiniere, finalmente è trattato come un cane e fa delle cose da giardiniere, sì, meno sì, male, siamo contenti. Perché io aiuto sempre dentro casa, perché ha detto mamma, brava, che quando divento grande e devo dare gli ordini alle serve, devo sapere come devono essere fatte le cose per Benino. E Pippo mi aiuta quando stiro, facciamo un gioco bellissimo che io stiro e gli passo sopra. Ma no, ma come passo? Ma no! E lui sì, e lui per fare. Ma che applauso! Ma cosa? È bellissimo questo gioco, e lui per farmi ridere corre per tutta la camera. Ai 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 ai! Ma gli avrà fatto malissimo, povero Pippo. No, per giocare il ferro è tiepido, e poi lui mugunava sempre di felicità, quindi è felice. Cosa mugunava così per... Sempre delle cose che non si capisce niente. Tipo? Dice... La signorita è cade puta come su madre, su mamma también e tutto il mondo. Scusa, vuol dire Pippo? Vuol dire, ha ragione, vuol dire che lei e sua mamma siete due... Scusate, fermi. Aiuto, chiamo un esorcista. È tornato lo spiritello a trovarci, lo spiritello. Aiuto, è cattiva. È cattiva. Salvami, ho paura. Come facciamo? Ma certo che insomma, è una bella ragazza. Ho paura che mi trova qui dentro e mi sevizia. No, qua dentro è lo spiritello che abita dentro la nostra seta. Però non lì dentro è sicuro, lì dentro non la trova. Non si sa mai. Ah, sì? Quel povero Pippo, lo sai che gli fa? Dica, gli stira i vestiti addosso. No! Faccia il muro e mani in alto. No, come alla Diaz. No. Ha detto che invece lo faceva col ferro da stiro... No. Ma che col ferro bollente, no. E poi gli passa 10 volte sotto le ascelle perché dice che si fanno le pieghette. No, con le ascelle è una vergogna, no, non si può. Come? Comunque, dica, cioè, cosa succede dopo? Quando gli ha passato sotto le ascelle, cosa succede? È terribile. Sì, senti. Scusate, mi rifaccio a parlare con l'orsetta, per favore me la ripassi, non so come si fa. Per piacere, siccome io sono uno spiritello buono. Vabbè. Sono cattivello, però sono anche buono, sono un po' dispettosetto. Sì? Però vorrei che tu mi dessi un bacetto. No, bacetto io allo spiritello, dentro il corpo dell'orsetta, per l'amor di Dio, no. Posso faccio una carezzina, mi fa anche un po' schifo, però faccio la carezzina. Che? Non so. Che schifo, non mi toccare, scusa, non mi toccare, però. Che stavo dicendo? Stavi dicendo... Pippo il muguna sempre di felicità quando facciamo il gioco. No, signorina bella, perché lei, Pippo, non gli passava il ferro così, gli passava il ferro bollente addosso e sotto le ascelle. Non è vero. Gnè. Invece è vero. E quando lo farei, secondo te? E quando lo faresti? Alle 6, dopo i cartoni animati. Grazie. Alle 6, dopo i cartoni animati! E mamma ha detto che deve fare quello che dico io, perché io ho il foglietto di soggiorno. Permesso di soggiorno. Pippo, non ubbidisci? Lo strappiamo? Ma... Accuccia! Che schifo, ma no! Pronto? Pronto, dottore? Dottore, il mio bambino ha ingoiato un gettone telefonico. Cosa? Ha ingoiato un gettone telefonico? Sì. E adesso come si sente? Ma si sente piano piano e fa sempre occupato. Oh. No. No. Oh. Oddio, la creatura. Paola. Va a vedere che è fatto via. Guardate, Dani, io sono stanco. Va a vedere che è fatto via. Ammazza, non te la madre fa niente, Va a vedere che fatto via. Sanna, a vedere che bombi si. Ecco papà, bello, non piagne. Sai che c'aveva il cupo?
Che gli dice? Che gli dice a questo? Domani mattina lo sveglio, sei io, eh? Vabbè. No? Un'altra volta? No? Paola? Va a vedere che va tuo figlio. Ma ci sono andata adesso, io faccio te. E va a vedere che va tuo figlio. Guarda che quello è pure tuo figlio, eh? E va a vedere che va tuo figlio. Ecco, vado, vado. Ecco papà. Metti al mondo i figli. Vabbè. Stavolta è il pupo. Schubert. Mannaggia la miseria, ma guarda che nottata. Domani mattina alle 6. Ma che cos'è? Ma perché? Ma che gli ha dato da magnà? Capirai. Va a vedere che va tuo figlio. Va a vedere che va tuo figlio. Vado, vado. E che non vado. Ma sta creatura come lo lascio solo piagni. Che devo fare? Lo metto a dormire qua? Ma non lo schiaccio, dici? Va a dormire di là? Paola! Paola! Va a vedere che va tuo padre! Che ragazza da